Dicevo, oggi un gioco un po' diverso perché in realtà questo gioco l'ho finito, però sono diciamo un po' alla ricerca del platino perché al torneo mondiale ho visto che mi mancano un fottio di personaggi, quindi cercheremo di avere in ogni livello il grado S. Non so se sarà possibile. Sì, pensavo l'avessi già notato prima, visto che ho fatto live prima, però grazie. Quindi cerchiamo di arrivare al grado S, perché in realtà nei primi livelli mi sono accorto che potevo arrivarci facilmente, ma non credo che in tutti potrei. Ah, però non, sono nascosto se non è The Dragon Balls 7. Sì. Siamo pronti? Sì. Ma dopo ci metto un po' a partire. Eccoci. E si parte! Aspetta che non mi ricordo più spiegare. Che comandi strani. No, fammi raccogliere le cose. E inizio a... Mi prende bene gli input, mi sa il controller. Che strano. Eccoci. Aspetta! Com'è già triangolo, giusto, vero? E mi sa che però non mi danno la S, guarda che schifo. Tutta la barra carica. Vai di là, Goku, ti prego. Eh sì. No, come si fa? E saltano. Goku non va. Ok. Ma devo proprio premere R3, se no non lo sente. Ah, qua arriva il platforming. Era così, se non sbaglio, esatto. No, i cannoni no!
Eccoci, triangolo, triangolo. E buonanotte al secchio. Dai, spada. Spada. Esatto. Eh sì, comicissimo. Sono già tutto fullato. Ho già preso tutti i segreti qua. Eppure qua. Aspetta che arriva. Bravissimo. No. Non posso. Aspetta qua sotto. Nozawa. Di colpo. Vai, gigantico. Cosa? No, aspetta. Aspetta. Girati però. Però non ho fatto no damage, potrebbe non darmi la S. Bello. Ah, la boss fight quasi. Forse devo... non mi ha preso il triangolo. Bravo così. Ma che cazzo vuol dire? Cioè vuol dire che è sempre vulnerabile. E invece no. Ah, non potevo farlo, e io che cazzo ne so. Se ti muovi, go, li evitiamo pure. Eccoci. Veloce, veloce. Ok. Vieni di qua. Preso in pieno. Ma che scarso che sei. Hopla, hopla. Troppo forte.
però non mi dà la S, mi sa. Però doveva essere migliorato di grado almeno. Perché non mi risulta che poi in realtà si comprano nei negozi i personaggi. Choose what saga you want to try out. Choose what join the we can use the what might you be looking for today? Oppure sì. Ah, bisogna solo shoppare. Is this what you want? Anything else? Però sono nella galleria questi, volevo quelli del torneo mondiale. Vedi, ci sono solo scene evento, voci, musica e mi mancano i personaggi del torneo mondiale. No, vabbè, dato che siamo qua. Is this what anything else? Is this anything? Is this anything else? Is this anything? Is this anything else? Is this what anything else? Is this anything else? Is this anything else? Is this what anything else? Bouillon e Murasaki? Murasaki? Ah no, forse Murasaki so chi è, ma Bouillon non me lo ricordo. Murasaki dovrebbe essere quello il ninja prima di Tapion. Is this what anything else? Is this what anything else? Di Taipei, sì. Eh sì. Hold it, you! That's not enough! Thank you! Choose what mode you join me as I ninja prima di... ho sbagliato. Ho detto il ninja prima di Taipei. Choose what saga you want to try out. Non mi danno la S però. Ma qualcosa suggerisce che non può passare. Però parlavo dei personaggi che sbloccavo in galleria, per quanto me ne freghi qualcosa, perché io volevo i personaggi al trono mondiale. Eh sì, perché in questo gioco, come vedete, ho tutti i livelli sbloccati, perché ci ho giocato già prima io. L'ho finito da solo, ovviamente. Però sto cercando di avere il grado S in tutti i livelli, perché sembra l'unica soluzione per avere tutti i personaggi in questo gioco. Stavo leggendo io del Natale, che ci starebbe lo stesso. Torno subito.
Eccomi, sperando che non mi esploda di nuovo come l'altra volta. Non so perché esplode quando cambio la... Non ho capito questa cosa qua. Perché mi dovrebbe esplodere se cambio... Boh, la schermata va a capire. Cioè, è che quando cambio la schermata di OBS mi esplode tutto, non so il motivo. Eh sì! Tanto eravamo all'inizio del livello 2, non è un problema, però... This is getting exciting! First, you need to select which data file you want. Good luck out there! Choose what mode you want to play in. Grazie mille a tutti, questo è con quanta gente. Choose what saga you want to try out. Alright, let's get started! Ma dici di audio o di sottotitoli? Ma poi qua deve fare la scenetta che non può passare. Ma perché queste risposte? Ma intendi in audio o in sottotitoli? Sì. Ok, mi piace. Eccolo. Ah, ok. Eh sì, non ho mai capito perché questo titolo in tutto il mondo, perché giustamente in Giappone lo chiamano più grande avventura, che è un po' meglio, che in realtà qua c'è tutta la prima saga. Solo che però, come racconto sempre, di questo gioco non mi piace solo una cosa. Perché è bellissimo che alterna il picchiello a scorrimento poi con i boss. Solo che non si sa perché a una certa, tipo mi sembra da dopo che è sconfitto Pilaf, c'è tutto di seguito e vai contro Tenzin Gatto non mondiale e vai contro Krillin e poi vai contro, non in quest'ordine, poi contro Tai Pai e contro King Piccolo. Comunque tutto di seguito. Cioè, il percorso non, se eravate stufati di farlo, perché non lo fate più? Ocio. Eh sì, non ho mai capito il motivo, perché suona meglio la più grande avventura. No, ma paradossalmente in Advance Adventure hai sempre in realtà il picchiello a scorrimento e il boss è sempre perfettamente alternato, solo qui a una certa sono scocciati e dopo Pilaf solo boss e basta, senza più percorso. Però in Sonic c'era già Sonic Adventure, poi si faceva confusione. Oh, salve! Ma ogni colpo Goku fa i versi. Meno male che Goku di mosse non aveva per niente perché sennò... Vaffanculo. Ma qua mettono le mine, io non so come evitarle. Ci posso fare? Cioè, sta ruotando così, non è che mi dà molto spazio di manovra. E qua mi massacra molto. Ma come cazzo si passa qua? Ma lo faranno apposta. Aspetta, meno che... Eh sì. Forse devo fare un trick incredibile dove devo saltare sul posto. Però mi va in diagonale e mi prende la bomba. Olè! No, in realtà avevo sfruttato l'immunità di Goku per passare, ma dai, ma non si può così. Allora, aspetta. Perché qui è un casino. Ma dimmi Tex, se mi devo coordinare perché... Oh, è andata pulita. Adesso si ride perché... Visto che sono qua per platinare bene.
Ah no, ma in realtà no, è vero. Era tutto un inganno, perfetto, perché in realtà si passa di là poi dopo. Adesso non posso ancora andare, infatti lo dimostra dove la porta. Ho sentito qualcosa di enorme, in che senso? Eccoci. Poi in realtà qui ruota, quindi in realtà c'ho la possibilità. Perfetto. Ma devo andare ancora più indietro. E Origins non l'ho mai giocato, mi sono sapere se non fosse. Però effettivamente il touch non è una roba che ha rovinato un po' di giochi. Madò. Ah, così. Salve. Non l'ha preso. È perché forse, come dicevo, il touch rovina un po' di giochi. Ho sbagliato. A meno che... Ok. Bravo. Così. Che non mi si piega bene l'analogico. Ok. Già, destra, sinistra. Forse prima devo andare a destra, però. Non so cosa ho preso. È morto? Un altro. Non è un boss. Arrivano senza interruzioni pubblicitarie. Eccola qua. Pure i pesci adesso. Sì? Non lo so. Ecco il boss. Ok,
ancora un operaio. Ah già, e qua già ti fa vedere un esempio di come sono strutturati i boss in questo gioco. Perché c'è più una barriera azzurra. Sì. Che poi diventa rossa e si spacca. E adesso è vulnerabile. Sono tutti così i boss con questo sistema. E poi nulla per rimettersi la barriera. Ostia di dopo. Aia. Olè, spaccato. Forse devo fargli un'altra onda energetica. Tutta la cazzata. Oh, incredibile, non mi ha preso. Non si capisce più niente. Ma non ce l'hai mai nella vita, sto dicendo. Infatti. 07 cosa? Vabbè, ma io vinco sempre in sto gioco. Cioè, ci sono dei boss che... O almeno ho migliorato il grado. Choose what mode you want. Choose what saga you want to try out. Alright, let's get started. A parte forse in alcuni boss finali un po' Taipai, un po' King Piccolo, mi sa che siete impossibile. Without his... E siamo già qui. Ho skippato un po' di cose. Ah sì, minchia, te l'avevi visto livello, è già sbagliato. Eccoci. Eccoci. Vai, go. No, vai. Dai però, dai. No, sei la merda, no, devo fare il gioco, devo fare il livello. Non ero pronto. Ma proprio parte da fuori tantissimo, va bene. Choose what mode you want, choose what saga you want to try out. Alright, let's get started. Sì. Without his... Allora, cerchiamo di prendere al volo sta roba. Quindi. Sempre un po' lenta a partire, poi parte. E ho sbagliato tutto nella... Sì, però se gioco, sei un po' uno stronzo a far così. Ma non si può così, dai. Secondo me mi sa che lì sopra c'è pure un baule. Meno principale, va così schippiamo un po' di schermate, però incredibile. Choose what mode you wanna, choose what saga you wanna try out. No. Alright, let's get started.
Non lo vede, non lo vede. Sì, ma quanta velocità prende. Non andiamo avanti. E non lo prende. Io non so cosa fare. Choose what mode you want. Choose what saga you want. All right, let's get started. E non lo prende. Perché secondo me devo saltare a quei roli. Sì, lo sappiamo. Piano, Dai, dai, dai. Oh, c'è. Ma che stronzo che sei. Eccolo. Dai, però, Goku. No, non fare così, non fare così, Goku. Che palle che sei. Choose what mode you want. Choose what saga you want to try out. Alright, let's get started. Proprio uguale, uguale. No, fai la fena! Sto poi mandando a fanculo tutto e andare avanti, ve lo dico. Choose what mode you want, choose what saga you want to try. Alright, let's get started. La merda! No dai, sei la merda! Vedi che si può fare! Eccolo! No, frena, frena! No, non mi piega il pad, aspetta! Troppo forte! Troppo forte! Ebbene sì! Sto casino per due cagate. Oh, aspetta che capo quello. Voilà. Voilà. Eh sì. No dai, Goku sei una merda però. Non è possibile questa cosa. Ma caso? Ma perché? E niente, non interessa neanche stavolta. E muoio. Poi che non serve un cazzo lo piglio al volo, vabbè. Aiuto!
Eh sì, però... Veloce, Goku! Siamo pronti? Aspetta che prima mi tolgo la barriera, perché sennò... Guarda che non può colpirmi la cosa vicino lì. Vai! Che schifo di boss. Sindaco, io non mi trovavo neanche che salvasse il sindaco. Io. Io. Eh sì, aspetta. Devo salire. Io. Qua è un po' un labirinto, ma posso spaccarlo? Vai però. No, mi perdo in labirinti qua. Ho sbagliato tutto. Mi porti su, ho sbagliato. Che palle sto gioco. Gigantesco sto posto, aspetta. Eccoci qua. Aia. Adesso qua. In realtà io scendo normalmente, non mi serve. Ok. Ma in realtà ci sono già stato qua. Adesso tutto a sinistra, per andare a destra. Sì, grazie. La musica sembra ottima, ok. Non ci ho mai giocato, ma va bene. Che comunque è una bella hosta quella che è in caso. Aha, un nuovo segreto. Grande pupazzo di neve. Fammi passare. Io. Aspetta. Ah, non mi fa uscire niente, va bene.
perché di solito hai una porta, no? Eccolo qua! Ma questo è Tenkaichi, se non sbaglio, eh! Ustia. Non ha visto dove sono? Dai che osso, dai che osso! Ma sta andando a caso anche lui! Vai! Ustia! Niente essere, eh? A volte mi colpisce, a volte no. No, ho sbagliato perché mi ha finito la combo. Ostia. Ah, già, ho sconfitto così. Voilà, due colpi. Cioè, la Kamehameha è rotta, ma perché in realtà qua non ce l'avevo ancora, perché sapevo benissimo che avrebbe rotto il gioco. Infatti, rigiocandolo ce l'ho, però in realtà non dovrei averla. Ringraziamo Danu per i nostri aggiornamenti quotidiani. Ma mi sembrava di aver fatto meglio gli altri livelli, com'è possibile qui? Boh. Choose what saga you want to try out. Siamo al 2, sì. Tanto non prende manco due bauli. Almeno facciamo i bauli, che è più facile. Ah sì, qua. Cos'è quella cosa enorme? Una bicicletta, chissà cos'è. Io. Contro il Monza, fortissimo. Arrivano i nemici? Eh no, perché mi sta aspettando che lo chiudo. Fa salire, eh? Forse sta aspettando me, aspetta. Eh sì, sta aspettando solo me. Veloce! Niente, io prendo triangolo, però se mi combo non lo fa. Ci sono quasi! Io! Ha! Wow! Go! Yeah! Wow! Io! Darn it! Wow! Wow! Ha finito? Ok. Un po' di là, di su, di giù.
che sono intontite. Questo qua è morto alla fine. Eh sì. E poi la gente che crede che Bio Boli sia sempre già un film non si è visto dopo un po' di ultima battaglia. Sembra né un film, nel senso vero e proprio, né un film su Dragon Ball. Cioè è incredibile che riesca a sbagliare in tutto quello che fa. Perché tutto sto casino non serviva a niente, perché innanzitutto bastava aspettare quelle due orette di film e Pan stava bene. E poi dovrebbe essere il viaggio dell'eroe che fa Goku Junior, solo che quando lui riesce finalmente a trasformarsi in Super Saiyan e finalmente a capire che lui era forte, si sveglia e non si ricorda niente. E quindi non è servito né a lui per crescere, perché non si ricorda quello che ha fatto, né come quest del film, perché bastava aspettare Pan che due ore e si tornava come prima. Cioè serviva solo per mostrare che Goku Junior era l'unico in tutto il cartone che pensava bastasse una sfera per evocare il drago. E niente. E forse vedere Goku dall'aldilà, se proprio vogliamo trovare un'utilità del film, però. Sa anche uno special TV, però io lo considero come un qualsiasi film su Dragon Ball, cioè. Cosa c'entra? Cioè, ma. Cioè, non avrebbe. Cioè, non è che è uno special TV, allora lo facciamo peggio, che c'entra? E qual è il messaggio del film? Perché. Cioè il fatto di fare amicizia con un bullo? Incredibile questo messaggio. Non l'ha mai detto nessuno. Ecco il primo ninja. Vabbè no, aspetta, prima di andare c'è ancora tutto il platform da fare qua. No, è andata. Cioè non mi si piega il pad alla fine qua. Fai così. Qua c'è la ridere. No! Ecco. Io. Sì, c'è anche sta cagata. Niente. Però è una combo incredibile, il pezzo di legno che cade con le bombe. Che poi, tra l'altro, c'è, a proposito di sta roba, è pazzesco perché c'è Goku che Goku Junior che è inseguito da dei cattivi che assomigliano tra l'altro alla banda di Pilaf, tra l'altro, e gliene fanno di tutti i colori proprio. A una certa c'è anche il bullo che cade dal ponte e Goku Junior disperatissimo, ma ancora non fa niente. Gli toccano l'amico Orso e diventa Super Saiyan. Vabbè, le priorità, vabbè. Sì, un po' sì, dai. No, si doveva incazzare perché comunque il ponte è esploso per colpa dei cattivi e quindi doveva incazzarsi già in quel momento. Non è che i ponti cadono così, l'hanno fatto cadere. La Peppa quanto ci mette? Troppo forte. Eccolo. Bravo così. No, aspetta che mi confondo. Questo è dopo, mi sa. Ma no, in realtà no, perché qua non posso andare. Cioè, mi sblocca tutto sopra, sì. Ascoltatemi bene, prendetelo.
Non vedo niente, c'è un po' di fumo, non importa. Surprise, ma da qua. Voilà. Caso, eccolo. Mettetevi in fila cortesemente, mettetevi in fila, grazie. Ci sta. Prendi. È una nuova sfida solo alla fine. Oh, schiarito. Poi c'è di nuovo. E niente. Mettetevi in fila cortesemente di nuovo, un bel... Cosa c'è? Non è vero. Ma io mi ricordavo che esplodeva col cattivo. Devo aggiornare tutti i comandi, tutte le iscrizioni del mondo. No, sei una merda! Go! Ma dai! Oh, grazie, il gioco si è stufato anche lui, bravo! Eccolo! No, sei... no, perché mi confondo con i pulsanti, che stotala lui! Rispetto a un joystick normale. Eccolo! Guarda come cade male! No, però non in sequenza. Qua è un po' dura. E no, dai, Goku, non è vero. Non è vero. Dai che c'ero. Così. E no, però c'è. No, dai, c'ero, c'ero, dai. Perché fai così? Eccolo! Però ce l'ho fatta! Con un culo di vita, no? Però sembrava veramente che si fossero scocciati, ma cosa vuol dire che all'improvviso tutto quello che hai visto è finto perché il bullo non muore, Pan non muore e allora cioè. C'è già Dragon Ball inflazionato perché ci sono le sette sfere. Se manco la gente muore più. No, dai. Devo salire già, c'è qualcos'altro. Mi pare di non aver mancato nulla, no?
Eh sì, ma infatti a me piace un sacco il finale di GT. Ma perché si erano resi conto che non aveva senso continuare all'infinito Dragon Ball, ma tanto pare ha senso. Oh, ciò che arrivano le bombe! Messo, permesso! E niente, questa occasione! Vabbè, i numeri esatti degli episodi non mi ricordo, se magari mi dice cosa succede. Niente, questo è andato. Facciamo così, va. Boh. A me è piaciuto. Ovviamente ha i suoi alti e bassi, però. Il team è abbastanza piaciuta. C'era soprattutto Lezic, che forse mi ricordo solo io, manco più in Toei sanno chi è Lezic. Però è un bellissimo personaggio. Ma perché è veramente stato sprecato, un po' come faccio sempre il paragone con Wesker Jr. in Resident Evil 6, che lo si vede veramente pochissimo Lezic. E dicono, oh, poi ci ribecchiamo per combattere seriamente e non si sono più visti, va bene. Addirittura questa host. Ostia, dico, niente. Ah, aspetta, non vale! Bella lì. Niente. Se avesse lo scudo sarebbe pericoloso avversario, ma così no. A parte che poi mi sembra che arriva a metà livello. Esatto. Energia cambia. Sicuro. Però a una certa uno dice, però se io ho 45 minuti e non posso realizzare una storia degna di nota, non la facciamo, facciamo qualcos'altro secondo me. Poi non so, lì ci sono, è un po' più complicato di così, però. E niente. Mi manca tutto. E lui quello vero, dai! Esatto! Però appunto, come dici tu, se contava così tanto che Goku Junior ritrovasse il coraggio, no? Che senso ha che poi si scorda? Perché non è successo a nessuno in Dragon Ball che dopo essere diventato Super Saiyan si scorda quello che ha fatto. Non ha senso. Vabbè. Sì, mi ricordo che si sveglia e non si è reso conto di quello che ha fatto, si chiede, ma che perché sono tutti morti attorno a me? Indovina. Oh, oh, look at that speed, that power! E con in Z cosa? Ci ha messo 3 ore a svegliarsi in Super Saiyan livello 2, però si è ricordato di aver ucciso Cell. Come on, Android!
Get him! Pull! Si disegni su bellissimi. Killing Kai, no! Dog is not to you! Alright, if you won't listen, then you... There's a bomb in your body! All I have to do is... Still... What? Huh? If that's what you want, then it's time to blow you up! Non perde la calma da piccolo, non si rende conto di quello che fa. Poi se ci aggiunge lo svenimento può è peggio, può sempre venire elementare. Sì, sì, l'ho proprio dimenticato. Anche perché poi a fine avventura non è che dice il classico discorso, sì, finalmente ho capito quanto valgono, come hanno fatto sempre tutti i Saiyan quando hanno tipo Gohan che dice ho capito quanto valgo finalmente, grazie a tutti, eccetera. È una cosa che non ha fatto Goku Junior. Si è semplicemente svegliato e ha detto dai, adesso evoco il drago con una sfera sola. E Goku scende dalle stelle e poteva dirgli minchione, ma quando mai è stato detto che bastava una sfera? Quando? Chi te l'hai? Voglio i nomi e i cognomi, perché neanche Pan gliel'aveva detto che bastava una sfera, non gli ha detto nessuno, si è inventato tutto da solo che bastava una sfera. Stupid kid, stay out of my... Scissors! Paper! Ma poi non dice, ah sì, sono stato io, adesso so quanto valgo, comunque non l'ha comunque mai detto. Sì, ma glielo spiega pure. Thank che ci vogliono sette sfere, non ne basta una comunque. Your name? Infatti io sono curioso di sapere chi gli ha detto Goku Junior che bastava una sfera, you? Perché nel film non lo dice nessuno. Oh. Eater. Weirdo. Goku. Oh yeah. Later. Eater, was it? E poi se Goku fosse Shenron dovrebbe esaudire i desideri allora. E comunque la sfera non basta in generale, quindi. Tanto non ce l'ho la S, inutile. Fatto carissimo. Vabbè. Choose what saga you want to try out. Eh sì, ma io non mi ricordo che sia maturato. Perché da quel che mi ricordo, dice semplicemente... Ah, ok, sono tutti morti, vado avanti, piglio la sfera e però non funziona. Io mi ricordo quello, non vedo nessun progresso nel personaggio in generale. Let's get started. Ma in realtà mi ricordo proprio che dicevano che... Cioè, forse il bullo sì, però mi pare che Supanna avesse proprio detto niente, mi è passato il male, bon, chiuso. Perché se fosse stato poi Goku a farli tornare in vita, cioè, tutto a posto, in realtà c'è molta interpretazione, perché non si è mai accennato che Goku sostituisce Shenron. Semplicemente Goku alla fine di GT va a una sorta di paradiso insieme a Shenron, ma non è che diventa al posto di Shenron, non acquisisce il potere di esaudire i desideri. Quindi se è una cosa che succede, non è che si può dire, lo spettatore potrebbe intuire, e non mi dai però indicazioni per farmelo capire. Cioè, se vuoi dimmelo che Goku è diventato Shenron, però non puoi pretendere che automaticamente io lo sappia, perché nel finale non si capisce che diventa Shenron. Si vede che va insieme al drago. Ma non si capisce bene cosa fa in realtà. Sì, però io sono fuori sync rispetto alle bombe, come cazzo salto? Ma io che devo fare? Non è andato avanti. E niente. Non ha saltato. E niente, lo sapevo che succedeva.
Qui non l'avevo fatto. Wow! Tutto. Non era così lampante che esaudisse i desideri. Se non mi fa vedere una volta che si uniscono le sfere e appare Goku, io magari lo capisco che adesso c'è Goku al suo posto, se no non è che lo posso immaginare così. Ti sto spiegando perché non l'ho capito. Poi magari hai ragione tu, però non lo potevo capire, sto solo dicendo questo. Ah, non ho visto Shenron morire, ho visto Shenron che accompagnava per punto la riso. Ma ho sbagliato, no, in realtà è giusto perché sono sopra, ok. Non mi ricordo Goku coricato sopra il drago e basta, che se no fine. Devo prendere di nuovo qua. Io. Sì, però io ti sto spiegando che è un po' difficile, cioè ci vorrebbe molta fantasia, perché comunque non mi dà gli elementi per capirlo. Forse di là. Ho sbagliato? Perché lì c'è un baule. Ma porca di quella miseria. Niente, non è finita qua. Vabbè. E dai però. Posso più passare da sotto, mi sa. Guarda come il peggio prende in pieno, è già. Come il ghiaccio. No. Sì, quello è un breve assunto. Cammino delle ore. A che sei? Mi sembra che non a tutti piaccia. Proprio rispetto a come fedeltà della serie. No, dico a livello di fedeltà, dico. Gli unici film che non sono mai riuscito a vedere sono quelli della prima serie, dove c'è, sembra che fanno un RPG dove c'è come si chiama, Riff che fa tipo il sovrano e Tenzin il suo suddito. Ma che cazzo sta qui? Cioè, cosa, perché? Ma cosa c'entra? Perché? Perché se uno guarda Dragon Ball si deve vedere i personaggi così che fanno cose a caso? Non so chi li ha visti sti film. Whoa!
ho detto che c'erano dei film strani dove abbiamo Riff che fa Iloè e Tenzing che fa il suo suddito. Io ho provato a vederli ma non ce l'ho fatta, ma non ha senso sta roba, ma perché? Ti ho detto di no. Sì, ma è un what if enorme. Perché io sono abituato ai what if dei Tenkaichi dove, che ne so, abbiamo un Radish che diventa buono, si allea con Goku. Cioè, ma cioè, in quel senso. Ma non è che puoi vedere, che ne so, Radish che diventa re. Cioè, sarebbe un cambiamento troppo epocale. È più di un what if, capisci? Quello è il senso. Infatti poi non hanno più fatto quelle cose, non hanno più fatto film del genere dove si divertono con i personaggi. Ci sarà un motivo. Ma dove vai Goku? Niente. Dai, piglialo. Ma in realtà Hitler c'è solo in Z. No, aspetta, no, forse era in un film vero. Perché c'era Gotenks. Però mi sa che è un film. Non mi ricordo. Perché dato che risuscitano tutti anche in GT, non mi sto confondendo un attimo. Sì. English. If you want. C'è già un delirio io parlare in italiano, pensa in inglese. No, ma che cazzo fai? Agente 47! Ma sei de... Grazie, gioco, ha capito che... Va bene, sei andato di basso. Oh, fontonto! How do you find me? I'm alive! Un tonto! Chi è il tuo scalzo? Ah, io scalzo, ah ok! Scalzo non si nuove! E ho sbagliato tutto qua! Insegnami come fai il gioco. Ho sbagliato, ne ho un altro, eccomi. Ah, usi la tecnica dei Simpson Gay. Vuol dire che prima avevi paura e adesso non ce l'hai più. Che bella quella scena. È che ho fatto un nuovo gioco. Lo sto aggiornando, non è finito. Però pian piano sto mettendo nuove versioni in modo tale da testare tutte le feature. E vi dico già che la vibrazione non ci sarà del controller, perché non posso farlo da solo con Unity, c'è bisogno di un libro esterno, un macello. Cosa ti devo spiegare? È un uomo in prima persona scelta multipla. Contro i finali. Choose what saga you want to try out.
Choose what mode, choose what saga you want to try out. All right, let's get started. Oh, direi che di concludere qui per questo ultimo livello, poi chiudiamo. Thank you. Ah, there you are. Huh? The highest floors are very hard. E vi dico già che I will take you there. Adesso do ancora a vedere comunque l'argomento di vendita, però vi dico già che se riesco a piazzare su Steam e su Epic il gioco sarà purtroppo 10€, perché come sapete queste piattaforme mi pigliano le percentuali, mentre su Itch.io e Game Jolt lo troverete a 5€. Quindi fatevi un po' voi i calcoli. Oh, rip. I will pick. This is General White's command floor. The mayor is in here. All right. Are you the boss here? Ah, siamo contro il mostro baboso lì, quello che c'è sotto. Eccolo qua. E adesso è che siamo calcolati. Incredibile, hanno scritto morire in un anime in italiano, che strano. Ah, è lui Bouillon. 50 Cent il rapper? No, Tenkaichi! Aspetta, com'era la strategia? Non me lo ricordo, perché in Advanced Adventure dovevi aprire per congelarlo, qua non mi ricordo. Forse così ce la faccio, perché questi li congeli, giusto. Hanno detto, abbiamo una bug che li congela. E però un po' più vicino forse era meglio. Dai, è così. Aspetta un attimo, però sto attaccando io. Prima o poi ce la facciamo, colpire, sono sicuro. Vorrei premere il triangolo, però se sono congelato è difficile. Ok, adesso sono vicino. Ah, adesso si gode. Uno pilone energetica però. Aspetta che arrivo. Ciao Matteo. Quindi niente, si continua a girare fin quando non mi droppano i robot. Bello. Tutto bene. Sono qua a girare. E secondo me cioè, ci sono dei boss di versione 4 che sono più difficili di questo. Eccoli che arrivano. Perfetto. Lui dovrebbe attaccarmi adesso. Però non lo fa per qualche strana ragione. Vai! Perfetto.
che è della Wii, non lo so, 2010 può essere, 2018. Ah, è cambiato il pattern, attenzione, aia. Sì, pure questo, madonna. Posso andare avanti adesso che mi ha colpito? Pure la coda, è certo, sembra giusto. Eh no, ma così vinco. Cioè, se continuava a darmi la scossa potrei vincere lui, ma così no. Eccolo. Pronto all'uso. Ho vinto? Ah, ok. Ehi, un attimo. Super Saiyan. Ok. Sì, devo anche togliere questo alert perché non esiste più. Sono bomba. You, how dare you? You hurt Goku. You're bad. I'll punish you. Delle pupille. Huh? What about you, Aider? He sought you too, didn't he? I am an android, and... Oh, neat. You two can come to my village and eat... Oh. Really? That's right. Aider was hiding a Dragon Ball. Scherzando, ci abbiamo fatto. Thanks for everything, Goku. Good luck, okay? Don't let the red ribbon get you. Questa qua. Bye, Aider. Bye, Snow. Come on, flying. E quindi, se non ci sono problemi, mercoledì ci vediamo con Red Dead Redemption, che comunque mi sta piacendo anche quello, e poi venerdì continuiamo con questo gioco, siamo al livello 3. Grazie mille a tutti quanti per essere passati, vediamo a chi possiamo raidare. E non lo porto perché lag non va bene, perché... Su PC girerebbe meglio. E boh, andiamo a vedere Master Ninja Ryu che gioca Samurai Jack. Vediamo se vi può piacere. E grazie mille a tutti. Ciao ciao.